per tutti. Se questo video va su YouTube, non scegliete solo Londra come meta per italiani, ma io, cioè, sceglierei, anziché Londra, scegliere una meta come questa. Innanzitutto, allora, mangi meglio sicuramente che a Londra. Boia. Qualsiasi genere di cose, anche la roba fritta, come può piacere, sì, a uno che va a Londra, fish and chips 50 volte meglio. Ma a parte quello, io, cioè, anche il fatto di lavoro, il lavoro qua sicuramente circola di più rispetto a una città come Londra, dove, sì, l'italiano è mal visto, magari qua è molto ben visto. Ovviamente è difficile poi integrarsi, se non si studia bene la lingua giapponese, sì, sei qua, fuori, se no, sì, altrimenti è ovvio, Alessandro. Poi tu lo sai meglio di me per il fatto di che conosci bene più o meno la loro cultura, ecco, almeno sei informatissimo su quello. Io, da quello che ho visto in questi pochi giorni, per il momento penso che qui il lavoro di certo non è un problema, non manca. Stipendio base di cui ci hanno parlato, 1500 euro, stipendio base. Cioè, è vero che l'affitto di una stanza di 25 metri quadri, a quello che ci hanno detto, costa sui 500 euro, però rispetto a uno stipendio di 2005 non penso sia molto rilevante. Sì, e poi il tuo base è 1500, poi... Sì, infatti, poi per esempio abbiamo conosciuto un ragazzo ieri, ha appena cominciato... Ha appena cominciato a approcciarsi al lavoro, prendeva 1800 in euro, la portata in euro, 1800 euro, e andrà a prendere entro i prossimi 6 mesi 2500 euro. Uh-huh. Si sta parlando di cifre grandi, di cifre basse, cioè se sei in famiglia ad esempio sono in due, cioè sono già almeno 5.000 euro, 4.000 euro. Cazzo. Anche se paghi 500 euro d'affitto, vaffanculo, ce n'hai 3.500. Cioè, amoroso sta lì. Allora, io sceglierei, anzi, piuttosto che Londra, c'è una messa del Genova. Innanzitutto, per partire, la sterlina è molto più forte, cioè è più forte dell'euro, quindi se tu spendi una sterlina è chiaro, hai speso più di un euro. Qui, sì, se spendi diciamo 100 yen, hai speso meno di un euro, è vero. 70 centesimi. È vero. Almeno il rapporto è quasi come il dollaro, anzi, forse il dollaro è anche un pochino più forte in questo periodo, perché a te te l'hanno cambiato un euro. Era 140 yen, 147, 44. 144 yen, è molto più, cioè, è più fuori, 1,44. Ora mi pare che era 33 o 37, non lo ricordo. Comunque, cioè, e quindi già per partire è così, se tu spendi, non volendo, 400 sterline, devi fare il calcolo che adesso non spendi una barca, non so, di soldi, sono soldi, sì, sarà, non lo so io, e io penso però che con 400 sterline ti pigli una stanza condivisa con diverse persone, con il bagno in comune. Qui con magari 400-500 euro ti pigli, è vero che 25 metri quadri, ma è un appartamentino tuo, sì, esatto, sei solo te, vero, cioè è proprio tuo. E poi qua usa molto la cosa che stiamo facendo anche noi con Airbnb, che è, cioè, lo consigliamo a tutti, perché secondo me è un sito spettacolare, professionale, dove poi già, sì, già si è approcciato diversamente alla cultura giapponese, ti relazioni con proprio la vita giapponese, cioè, sì. Ora per esempio lì attaccata al paletto c'è una borsa, sicuro, sì, è cascata qualcuno, qualche ragazza, e l'hanno appoggiata lì. Cioè, è una cosa impensabile da noi, è una cosa del genere. A noi te la rubano veramente senza ritegno. E niente, metto via la telecamera, che qui c'è una cagnara, si sbrocca. Ora c'è casino perché la gente va a lavorare o a scuola. Dai, ti andiamo dopo.